What is happening? Ah, sì. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti. Siamo qui oggi to share the journey. Presentiamo la campagna di Caritas Internationalis per condividere il cammino dei migranti e rifugiati. L'immigrazione è una questione globale, si vede questo anche dal palco qui, tre continenti rappresentati. Cerchiamo di essere brevi e così dopo avere tempo per interviste individuali. Il nostro ospite è il Cardinal Tagle, che tutti conoscono, il presidente di Caritas Internationalis, e Sister Norma Pimentel, che credo che molti degli americani conoscano, perché è direttrice dei Catholic Charities proprio nella frontiera, no? Proprio nella frontiera con Messico. E Michele Moges è direttore di Caritas Etiopia. Ci sono anche con noi Oliviere Forti, che credo che sarà pronto per interviste dopo, e vedo anche Michelle Wally di Caritas Internationalis, quindi dopo siete liberi a intervistare tutti. Però cominciamo subito con il Cardinal Tagle. Eminenza. Buongiorno a tutti. Good morning. Buenos dias, bonjour. Oggi Papa Francesco ci chiede di aprire il nostro cuore e la nostra mente per entrare in dialogo con i migranti e i rifugiati. Immagino che questo possa sembrare impossibile per alcuni, ma quel che propone Caritas a tutti è di aprirsi per iniziare un cammino, un viaggio insieme. Qualcuno una volta ha detto: un viaggio di 1000 miglia comincia sempre con il primo passo. Può darsi che non tutti si sentano pronti ad incontrare un migrante o un rifugiato. Ecco perché Caritas invita prima di tutto a comprendere le ragioni per le quali le persone sono costrette a migrare. E quanto deve essere stato difficile decidere di lasciare la propria casa, la propria famiglia, il proprio paese. Suor Norma Pimentel, lavora sulla frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico e ha visto con i suoi occhi l'angoscia di bambini migranti soli e di famiglie devastate. Ma è anche una testimone della speranza e dell'amore che una comunità umana forte può offrire ai migranti. Tutti sono invitati a fare attenzione ai luoghi comuni. Ciò che sentiamo o che pensiamo di sapere non corrisponde sempre alla realtà. Bekele, da Caritas Etiopia, può dirvelo lui stesso, ad esempio come l'Etiopia sia uno tra i paesi che ospita più rifugiati al mondo. Difatti, l'Etiopia è un paese dove viene ospitato il secondo numero più alto tra tutti i paesi africani, malgrado sia uno dei paesi meno abbienti. Per esempio, se vi chiedo: quale paese del mondo ospita più rifugiati? Una risposta? Libano? Ma... Turchia! La Turchia, sì, ottimo, Martina. I rifugiati provengono dalla Siria. Nei prossimi mesi, quando verrà dato inizio al processo di formulazione dei patti mondiali delle Nazioni Unite sulla migrazione e sui rifugiati, incoraggeremo le comunità ad agire per fare pressione politica a favore dei migranti e dei rifugiati.
Oliviero lavora con Caritas Italiana per istituire dei corridoi umanitari per i rifugiati. Caritas crede che la migrazione debba essere una scelta libera e non una necessità, e che i migranti dovrebbero avere accesso a canali sicuri e legali se scelgono di emigrare. Le nostre organizzazioni Caritas di tutto il mondo lavorano molto per creare una campagna in cui tutti sentono di poter partecipare. Ringraziamo tutte le organizzazioni al di fuori della Confederazione della Caritas che hanno offerto il loro supporto a noi e al Santo Padre per consegnare al mondo la campagna Share the Journey in questa giornata. Un grazie particolare vorrei anche che andasse a Caritas Italiana e alla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede per il loro prezioso sostegno. Abbiamo anche migranti, rifugiati, Yankuba Darboe da Gambia, Amadou Darboe da Senegal, e Berete Ibrahima di Guinea. Riunire le persone, speriamo che l'amore possa fiorire al di sopra della disperazione. Desidero ringraziare tutti i presenti per aver messo i vostri talenti comunicativi al servizio della campagna e vorrei congedarmi, grazie Oliviero, citando le parole di Papa Francesco, e cito: la tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti. Non è debolezza la tenerezza, è fortezza. È la strada della solidarietà, la strada dell'umiltà. Grazie. Grazie, Eminenza. Bekele, sorry, if you want to say something, you'll be speaking in English, I think. Yeah. Thanks. Thank you. I came from a continent, from Africa, a continent which is the source as well as a host for migration. The thing is that, you know, my brothers and sisters, are at this moment of time, at this moment in the seconds, they are on move. Some are dying, some are really struggling to survive, some are under the traffickers. You can see that they are not really moving for the purpose of moving. Their home, everybody as a human being likes his village. I like my village. We like our village. But we move because there is something forcing us to move. Therefore, we need the world to protect us on our way. We need the world to support us in our destination. This makes a difference to reduce migration, blocking the walls, making structures doesn't make a difference to my understanding. The share campaign that the journey campaign, I feel to my understanding makes the difference. It's not like as heavy as building a wall. It is welcoming. It is protecting. It is also promoting what we or my brothers are feeling or happening to them. Then when we reach to those destination countries, we shouldn't be seen as an enemy or as a threat. We have to be approached. We need to talk to each other. We need to dialogue. That makes a difference. Thank you. Grazie, Bekele. Suor Norma. I come from South Texas, right at the border with Mexico.
And in 2014, we saw a great migration of children and mothers with their infants, thousands and thousands of moms and children. And I personally went to the detention facilities where the children were all there in great numbers, all together and crying and saying, please help me, get me out of here. I want my mother. It was so hard to see this and see a mother with her infants in the ground, waiting and scared and frightened. And so the church in the Rio Grande Valley responded with open arms. They wanted to welcome and wanted to make sure that these families, after they were released from detention facilities, had a place where they can go to, which was the church present in welcoming and caring for these families and showing them that they matter to us. And like that, we also see throughout the whole United States many Catholic charities that are welcoming and providing care and witnessing to hope. Thank you. Grazie, Sister Norma. Adesso a voi. Nome testata, grazie. Angela Ambrogetti, ACI Stampa. Vorrei un po' di dettaglio in più su questa campagna. Abbiamo capito che c'è campagna social, ci sono delle fotografie da fare con il reach out, con le mani aperte, eccetera. E poi ci potete dare un po' di dettagli concreti, numeri, cifre, fatti, eventi? Grazie. Alfonso, lei può dire qualcosa sulla campagna? Buongiorno, grazie per questa domanda. La campagna Share the Journey nasce come una campagna di educazione pubblica, una campagna di coinvolgimento e partecipazione delle comunità di base. È una campagna che si indirizza principalmente alle comunità di base perché è lì che Caritas, nella stragrande maggioranza dei posti nel mondo in cui è presente, è realmente attiva. Quando diciamo Share the Journey, diciamo condividere il viaggio, diciamo incontro. Diciamo apertura verso i migranti e i rifugiati. È una campagna che non è una campagna solo che si indirizza all'emisfero nord, non è una campagna che si indirizza solo all'emisfero sud, è una campagna a 360 gradi. È una campagna che riguarda i migranti e i rifugiati, ovunque essi si trovano, sia all'inizio del percorso, i potenziali migranti, sia nei paesi in cui i migranti e i rifugiati transitano, sia nei paesi in cui desiderano fermarsi, ma anche per i migranti e i rifugiati che sperano un giorno e che pensano un giorno di ritornare. Che cosa succede nella concretezza? Nella concretezza si chiede che vengano creati degli spazi, delle opportunità di incontro. L'obiettivo può sembrare veramente semplice, quasi banale, in realtà è veramente importante. Con questo gesto, il gesto del reach out, il gesto dell'apertura, vogliamo dare veramente il senso della potenziale dell'incontro che tutti hanno, ma che semplicemente a volte viene bloccato da un senso di paura e da un senso di pregiudizio. Ecco, l'obiettivo è quindi quello di creare degli spazi e delle opportunità con le comunità di base in cui le comunità residenti, migranti e rifugiati possono effettivamente organizzare dei momenti di incontro. Posso dare qualche esempio, sicuramente ci possono essere delle iniziative all'interno delle scuole, come testimoniano alcune nostre Caritas, l'accoglienza nelle proprie parrocchie, nelle proprie diocesi, nelle proprie comunità, anche nella propria famiglia, ma anche la condivisione di servizi di assistenza. Dove posso andare se sono appena arrivato, se ho male? C'è un ospedale? Come posso fare all'interno della comunità a avere delle informazioni che mi servono? Ecco, è un invito che viene dato a tutte le Caritas a livello locale, a livello territoriale, di mettersi in moto, di agire, di prendere contatto. Ecco questo reach out in che cosa consiste. Grazie Alfonso. Tu puoi, Alfonso, dare tuo nome, cognome e sì, anche carica? Allora, io sono Alfonso Picella e sono il referente per la campagna Share the Journey di Caritas Internationalis. Maybe Oliviero could also say something about the impact of this campaign on the global compact.
Aspetta un microfono, vieni qua, lo fai da là. Stand up. Bene, sì, io rappresento Caritas Italiana, sono responsabile dell'ufficio immigrazione, chair del Migration Working Group in Caritas Europa. Parlo da rappresentante di una Caritas nazionale che quindi è chiamata in causa nell'implementazione di questa campagna mondiale che per noi ha un alto valore simbolico. Quello che diceva il mio collega Alfonso è qualcosa che già ordinariamente noi facciamo in giro per il mondo. Le Caritas, ma non solo, sono note per questa attività anche di matrice culturale sui temi che sono a noi cari, nella fattispecie il tema della mobilità umana. Quindi scuole, ma anche parrocchie, comunità, saranno in questi due anni fortemente interessate dal tema in misura maggiore rispetto a quanto già lo sono. Noi abbiamo portato oggi questi amici beneficiari di un progetto che si chiama Rifugiato a casa mia. In Italia abbiamo delle famiglie, delle parrocchie che stanno accogliendo e oggi erano presenti in piazza e hanno sentito nelle parole del Santo Padre chiaramente anche un riconoscimento del lavoro che viene fatto. E oggi Rifugiato a casa mia sarà un pezzo di questo percorso che faremo insieme. Quindi Rifugiato a casa mia nell'ambito di Share the Journey diventa la testimonianza viva di quello che possono fare le comunità. Non chiediamo a tutti chiaramente di ospitare migranti e rifugiati a casa, ma invitiamo a entrare in dialogo anche in questo modo. Ne abbiamo bisogno. Il nostro presidente ha citato prima l'impegno prossimo insieme a Sant'Egidio con il governo italiano sui corridoi umanitari. Ecco, le persone che riceveremo dall'Etiopia sono persone che verranno accolte nelle famiglie e nelle parrocchie, perché in questo momento storico, mi sento di dire, abbiamo bisogno più che mai di un messaggio che sia veramente di apertura. Quindi spero noi, ma sono certo tanti altri colleghi negli altri paesi, seguiranno esempi che possiamo mutuare, perché non è solo Caritas Italiana, ma tante altre Caritas in giro per il mondo hanno esperienze straordinarie in questo senso. Grazie. Phil. Hello? Oh, sorry. Cardinal Tagle, Phil Pulella from Reuters, this is for you. This campaign is being launched at a time when in a number of countries around the world, including my own, the United States, in Germany, in Italy, Northern Italy, there's a growth in anti-immigrant sentiment, anti-immigrant parties. What is your message to the leaders of these countries, the United States, Italy, Germany, and to the people of these countries about, because the fear mongering is coming from a certain level. It's not coming from the base. There's always was a song when we were kids that says, you have to be taught to hate and fear. It doesn't come naturally to you. So what is your message to the political leaders? And should the base start, I'm not trying to be funny, but a kind of a filial correction to their political leaders, asking them to to show the way, shine the light? Yes, well, thank you very much for the question. And I won't try to give the complete answer because I suppose some of the members of the panel could also contribute. First of all, maybe through this campaign, we could remind not only the leaders, but everyone with a sense of responsibility, because even parents, teachers, people in the military, they are also leaders in their own communities, that we are all migrants. Nobody can claim to be a non-migrant. We are all passing in this world. Nobody is a permanent a resident, and nobody could claim I am the owner of the space where I am, that I am occupying. And so through the culture of personal encounter, we hope that there will be some sort of a conversion of mind. Many, many people who are afraid of migrants, some of them have not even encountered a single migrant. Hopefully, we could invite the leaders to meet a migrant, get the hand of a migrant, smell a migrant, listen to their stories, and you will see that they are like you and me. They are not really other.
They could be me. They could be my brother, my sister, my parents. Whenever I meet a migrant, I'm reminded of my grandfather who migrated from China as a poor boy, came to the Philippines. Who would think that he would produce a cardinal grandson? Why are you afraid? I'm sorry. The migrant that you are rejecting might be contributing to that community if that person is received, respected, and if that person's creativity and talents are developed, they do not become a threat. They even contribute to the community. And if a politician cares for his or her country, this is one way by which he or she could care for the country. Don't close the doors. You might be closing the doors to people who might enrich your society. I give the floor now to others. Sister Norma. I agree totally with Cardinal Tagle that my experience has been that people who have not encountered, has not had that personal experience with that human reality, that at first are 100% against the whole idea of immigrants and helping them, they completely change their mindset and are open to say, I am 100% in favor of what you're doing. So the personal encounter and having our leaders know and meet the immigrants and know that they're people like us, that they have a story and that they need help, will change their mind and will help them create policies and decisions that include more that reality that is very human. Yeah. The truth is, you know, we are from one human family. Despite we are from different countries, as a human family, we have to think as a human family. I think also we need to make on facts rather than, you know, saying from a distance. We need to see the contribution of migrants also in wherever they are hosted. They are contributing the development of the country. We can take one of the developed countries in the world. There are migrants who have contributed for that development. That has to be in the change in the mind setup. The mind setup of the recognizing migrant as rather than a supporter, rather than in helping, contributing. If you are putting a means saying that they are going to take our jobs, they are going to take our welfare. That's not really the case. Also, it's not that many are coming only to the developed world or to Europe, but in Africa, if you see my people, 17 to 20,000 people are going from Ethiopia to South Africa. If you go to South Africa, there are close to 1 to 2 million people who are undocumented. There are statistically the documented ones from 65 refugees and 230,000 migrants are there. But if you look at even the contribution of migrants in the world, Africa is only contributing 14%. If you talk about also the increase of migration, the truth is that migration remains the same. It is only 3%. As the population grows, the percentage definitely maintains the same. 244 million people is migrating the world. It is only 34 million people from Africa. We shouldn't be seen as a threat, rather than, you know, we are really the Africans, and others also is contributing to the development of the country. Grazie, Michele.
Good afternoon, Linda Bordoni, Vatican Radio. This morning, during his greeting to Caritas, Pope Francis also mentioned his support for a petition aimed at changing legislation. Can you tell us more about that? Our expert there would be Oliviero. Dale il microfono. Dale il microfono. Grazie. Sì, il riferimento del Santo Padre questa mattina, forse a molti di voi è sfuggito, è ad un'iniziativa che da qualche mese stiamo seguendo con varie organizzazioni italiane per arrivare ad una modifica dell'attuale normativa sull'immigrazione che in Italia è stata oggetto di, come qualcuno saprà, vari rimaneggiamenti nell'ultimo decennio e che oggi sconta dei ritardi che vorremmo si recuperassero. Siamo ben consapevoli che non accadrà questo nell'attuale legislatura, però abbiamo messo in moto una, non dico una campagna, ma insomma un'azione di sensibilizzazione volta soprattutto pro futuro ad una modifica dell'attuale normativa. Io, se mi permettete, vorrei anche tornare sulla questione, sulla domanda precedente, ricordando come è chiaro che questa campagna non nasce casualmente, nasce in una storia che è quella data e che vede oggi con profonda preoccupazione da parte di tutti la crescita di un sentimento ostile nei confronti dei fratelli migranti e rifugiati. Ed è per questo che il sistema Caritas ha deciso proprio in questo momento della nostra storia, con delle conferme anche molto recenti, di lanciare una campagna che non vuole essere, questo mi piace sottolinearlo, spero che sia d'accordo anche il segretario generale, una campagna contro nessuno. Anche il titolo lo dice chiaramente. È una campagna per condividere un viaggio, per condividere un messaggio, soprattutto con chi oggi vive una situazione di forte disagio rispetto a quello che sta accadendo, perché il nostro ruolo è soprattutto parlare a chi oggi ha paura, perché la paura non è mai immotivata. Quando noi pensiamo che sia una paura che non ha origine, sbagliamo in quel momento. Noi dobbiamo entrare in dialogo per far comprendere, lo dicevano bene i colleghi, quali sono le cause che spingono queste persone, perché purtroppo spesso questo è un pezzo che sfugge di questa storia. Allora la campagna avrà anche e soprattutto questo ruolo, una campagna volta a raccontare, ad incontrare, per far comprendere chi sta arrivando avrà le sue ragioni, poi si entra in dialogo, si discute, ognuno si farà le proprie ragioni, farà il suo discernimento, però ecco, mi piaceva ricordarvi che è una campagna volta al dialogo con tutti, soprattutto con chi oggi fa fatica anche nelle nostre comunità, ce lo ricordava il Santo Padre qualche giorno fa, a vivere serenamente un fenomeno epocale come quello delle migrazioni, che ha dei numeri importanti, ma che non deve sfuggire di mano nel momento in cui siamo chiamati ad un ruolo, innanzitutto come cristiani, che è quello che passa attraverso l'accoglienza e attraverso l'integrazione di queste persone. Sergio. Sergio Mora, Zenit in spagnolo. E il Papa aveva chiesto concretamente più accoglienza degli immigranti da parte delle parrocchie e molte parrocchie infatti hanno accolto. Aveva anche fatto qualche accenno, senza dirlo direttamente, ma facendo capire ai bed and breakfast che si potrebbe, o altre strutture che si potevano aprire. Allora, questa campagna può spingere di più in questo senso, cioè che le parrocchie e accolgano direttamente di più gli immigranti, cioè c'è consapevolezza, può crescere questa consapevolezza? Grazie. Sì, speriamo. this campaign is addressed to all, no? To us bishops, to the ordained, to the religious, and to the whole Christian community. And we, I think, are being asked to be creative also in responding, you know, to the call. How do we share the journey? And as I said, it is
The journey is long. When a migrant arrives in a country, that is just, in a way, the beginning of a journey. So we share the journey. No? Now, maybe Sister Norma could give us also some examples of experiences in the border there. No? Yes, definitely. I think that families need to be welcome, and that parishes are a good source where people can come to them. And this campaign definitely is encouraging all of us, not just those in the border, but parishes to become involved. My example is, for example, we welcomed the refugees to a center, and it's small now because we're trying to build a new one. Temporarily, we're in a very small place. And I asked the bishop, I said, I need to put the refugees that are with that don't fit in my center somewhere else. So we call the parish, and they say yes. So just to go to sleep. But no, the whole community came and offered them meals and offered them welcoming. It was beautiful. And so we're sharing that opportunity, not just us as Catholic Charities, but parishes opening their parish to put them in their parish halls, and the ladies come and cook for them and things like that. I think that's a wonderful example for everybody. Grazie per Norma. E grazie a tutti i nostri ospiti. Continuo adesso. Io porto il cardinale nel salottino e gli altri giù. I would like to invite you three guys up here so they can take your picture. Thanks. Yeah, you can. Paloma will take care of you. Oh,